Ragazzi, sono sempre io, il vostro Dico 25, ed eccoci qui per un nuovo episodio, il quinto episodio di Assassin's Creed della nostra Assassin's Creed saga. Eravamo arrivati sempre se ricordo due. Abbiamo l'obiettivo di borseggiare illuminato, però io direi, visto che siamo vicini, andiamo a sincronizzare questo punto, così da, cioè, da avere una visuale più ampia sulla città. È una cosa essenziale da fare, quindi ragazzi, mi perdonerete se non sono subito, diciamo, in un modo, come posso dire, non sono subito, no, non è qua, non sono subito concreto, nel senso che faccio cose concrete, ma è meglio sincronizzarsi e guardare la città dall'alto, così riusciamo ad avere una visuale migliore. C'è intanto la gente che parla giù e non so come faccio a sentirla. Ha un bel orecchio, Altair. Ok, sincronizziamo. Anche questo volevo sapere, cioè, adesso sinceramente, io sincronizzare lo faccio con voi perché è veramente una vista spettacolare. Anche nei prossimi Assassin's Creed sarà una vista spettacolare. Ogni Assassin's Creed. Però se voi non gradite il fatto che io ogni sincronizzazione ve lo faccio vedere, basta che lo dite, e io non ve la faccio vedere. Nessuno conosce quell'uomo meglio di Ecco, era questo che Assassin's parlava, Creed. sentiamolo. Udite la storia che ho da dire di un Questa principe che è cambia Rissa, tutto bisogna per il picchiarlo. meglio. Alcuni dicono che se non fosse stato per Tamir, gli uomini di Salah al-Din gli si sarebbero rivoltati contro. Forse vincemmo la battaglia proprio grazie a quest'uomo. Eccolo, adesso dobbiamo inseguirlo e fargli il culo, diciamo. Dobbiamo seguirlo come quella volta che sono morto per prima volta. Bisogna seguirlo in un posto isolato e poi fare botti. Bisogna ammazzarlo di pugnali. Ah, questo sarà il posto sicuro. Quelli sono mercenari, se non sbaglio. Eccoci. Sembrate conoscere molto di Tamir. Ditemi che cosa sta architettando. Conosco solo le storie che racconto, nient'altro. Peccato. Non c'è motivo di lasciarvi in vita se non avete nulla da offrire in cambio. Aspetta, aspetta, c'è una cosa. Continuate. È in apprensione di recente. Sovrintende alla produzione di moltissime armi. E allora? Sono destinate a Salah al-Din. Questo non mi aiuta. Quindi non aiuta nemmeno voi. No, fermo, Tanto non lo questo uccide. non è Salah Il al-Din, credo non vuole. sono per qualcun altro. I simboli su quelle armi sono diversi, inconsueti. Pare che Tamir dia sostegno a un altro, ma non so a chi. È tutto. Sì, ti ho detto tutto ciò che so. Ma allora è tempo che riposiate. Ah, lo uccide. Non mi ricordavo. Credevo che bisognasse trattenere la lama dagli innocenti. Quelli mi sa che, se non erro, ragazzi, erano i mercenari, spionaggio. Allora andiamo a fare una cosa. Voglio andare a fare spionaggio, andiamo al punto di panoramico e poi spionaggiamo. Ah, visto, avete sentito il vecchietto in lontananza che diceva che la sua età, anche un innocuo caduto può spezzargli qualcosa. Sono vecchi e se la prendono con me. C'è un altro sproloquiatore, diciamo, così per modo di dire. Un'altra persona che parla a cazzo. Giù. E dopo dobbiamo menarlo di sicuro. Ok, saliamo. Le chiese io mi ricordo quando giocai Assassin's Creed di quell'anno, nel 2008, se non erro. Mi faceva un'impressione assurda anche il fatto di potersi arrampicare dappertutto. Perché io, dovete saperlo, ho detto anche nel primo episodio, Assassin's Creed mi ha spinto a comprare l'Xbox, cioè già lo volevo prendere. Poi ho visto Assassin's Creed, ho visto quello che veniva annunciato come un gioco fantastico, poi è stato un gioco fantastico per l'epoca. E allora mi sono convinto. Adesso andiamo a spionaggio. E come dicevo, mi sono convinto ancora di più.
poi niente, dicevo, i paesaggi dell'Arabica, io ero rimasto alla Play 2, quindi questa grafica per me era rivoluzionaria. La Play 2, per quanto fosse bella, alla fine era, la grafica era meno avanzata, anche se c'erano giochi proprio dei titoloni che facevano paura, tipo Medieval, ecco, i miei spiali, tipo Medieval, Beautiful Joe, cioè una roba assurda. Se non conoscete Beautiful Joe dovreste giocarci. Ok, sentiamo. Dobbiamo resistere. Allora, come sei riuscito a farcela? Non è stato facile. No, niente affatto. Quel maledetto mercante mi ha colto mentre tentavo di derubarlo. Ha chiamato aiuto. Immagino che le guardie non abbiano gradito. Ne sono comparsi almeno una dozzina. Tutte bene armate e ansiose di battersi. E cosa hai fatto? Scappa, Sono scappato. sapevi. Sopra, sotto, in mezzo alla folla. Ho anche abbattuto un paio di bancarelle, ma non mi mollavano. Ma come hai fatto a sfuggire? Con un piccolo aiuto dei miei amici. Che vuoi dire? Un paio dei miei fratelli si sono appostati all'uscita sud-orientale del souk. Mi hanno fatto passare e poi hanno attirato l'attenzione delle guardie. Le hanno distratte mentre io mi allontanavo. Senza il loro aiuto adesso non sarei qui. Ok. Un altro pezzo del nostro puzzle si sta andando a completare. Andiamo ad aiutare. Ah no, ce n'è un altro qua di soccorso. Andiamo prima a questo soccorso. Ok, questo ci stava. Perché io uccido a caso, sì. Mi ha detto che non posso accedere al ricordo in questo momento, non ho capito il perché. Vediamo. Sto cercando di non distrarmi per prendere il meno possibile. Adesso voglio verificare se si poteva. No, non riesco a saccheggiare, quindi evidentemente non si poteva. Parliamo con questa. Grazie. Troverò il modo di ricambiare questa cortesia, lo giuro. Ma figurati. 6 su 12 abitanti soccorsi. Ok, andiamo a soccorrere. Questo cos'è? Ah, sono quelli che mi aiutano. Andiamo a quest'altro soccorso. Perché tanto sono per strada per dove devo andare io. Quindi anche se perdiamo un po' di tempo, cioè, co sono cose che giustamente vanno fatte. E io voglio fare tutto insieme a voi. Tanto alla fine sono cose che durano 2 minuti, cioè 3 guardie, le uccide niente. Oh, lì c'è un'altra bandiera di Damasco. Mi sto prendendo a random, cioè, proprio magari. La mia cosa interessante era fare una guida su bandiere e quelle cose lì, anche se il gioco è vecchio, però potrebbe servire il mio futuro. Non mi rompere i coglioni. Sì, vabbè. Si vantano che ho già perso in partenza. Ok, l'ultima. Ho ucciso. Vediamo cosa Dio sia dice. lodato, mi avete salvata. Tutta la città Un'altra sta bandiera pensando al dietro. tuo sacrificio. Bellissime le persone che vi corrono incontro. Tipo quello dietro e poi si fanno. Ah, mi toccare. Ma chi è sto qua che rompe i coglioni? Andiamoci nel modo che attiriamo l'attenzione. Perché non è che non sono capace di ucciderli, però. Meglio se attiriamo di meno possibile l'attenzione. Così andiamo già a fare quell'altra di soccorso. Sarà bellissimo quando potrò avere i pugnali, perché così li posso colpire anche da distanza. Come osi rubare mia presenza? Ti servirà, pagherai con la vita.
Ho dato una spadata alla civile, ma fa niente. Ancora. Se si mette davanti è ovvio che colpisco la civile. Meno male che non è morta. Dovrebbe essere piena di sangue, vabbè. Ok. È bello anche quello. Io libero lei. Lei dopo un po' fa. Ma cosa è successo qui? C'è una roba assurda, ragazzi. Questa cos'è? Erutiti, no? Quindi non mi serve. Allora andiamo a fare questo borseggio prima di andare a quei punti di controllo. Anche se posso fare quei punti, come dicevo, di osservazione, ma prima faccio borseggio, così almeno sentiamo qualche cosa della storia, visto che ormai siamo a 10 minuti passati di video e comunque non possiamo dire di essere stati inoperosi, perché comunque qualcosa di utile le stiamo facendo. Sinceramente, cioè, stiamo aiutando i cittadini, abbiamo appena spiato uno, abbiamo picchiato, come si dice, uno sproloquiatore, uno di quelli che parla a caso, quindi alla fine non diciamo che non è venuto perso come magari il secondo, cos'era il terzo, il secondo, il terzo, non voglio sedermi. Che poi ogni episodio non è perso, perché comunque qualcosa la combini di sicuro. Allora, lì. Bisogna fare qualcosa. Sentiamo. Prima o poi qualcun altro se ne accorgerà. Diglielo allora. È nel suo interesse mantenere il suc sicuro. Non mi riceve. Troppo occupato con i suoi nuovi affari. E le guardie? Ci ho già provato. Non alzeranno un dito se l'ordine non proviene da lui. Che cosa farai dunque? Andrò da Abul Nakud. Il re dei mercati. Non ti darà udienza. Non c'è bisogno. Gli ho scritto una lettera che espone il problema. Può leggerla e decidere da solo. Vabbè, allora. Sì, gli ho dato la lettera. Adesso devo rubare la lettera sicura. Non si accorge di noi, ovviamente. Adesso gli rubiamo la lettera in me che non ti dico. Ok, preso. Ah, la mappa del succo non è una lettera. Non era lettera, è la mappa del succo. Presa. Ok, vediamo cosa c'è da fare ora. Facciamo dei punti di controllo. Che siamo qua. Punti panoramici. Scusate se dico sempre punti di controllo, ma cioè, mi viene spontaneo dire punti di controllo. Invece sono punti panoramici. È un errore grammaticale. No, scherzo. È un modo di. Cioè, sbaglio a dirlo, non è che lo faccio apposta. Comunque, ragazzi. Per quanto ami Assassin's Creed 1, il mio desiderio più alto è finire l'1 e proporvi il 2, perché il 2 è un qualcosa di epico, è un qualcosa di epico. Da moltissimi, anzi c'è cioè, dalla maggior comunità di Assassin's Creed, ed è considerato il miglior titolo della saga, pur essendo il secondo titolo e non uno degli ultimi. Io devo dire che ho trovato fantastico anche Assassin's Creed Black Flag, il quarto, che ci arriveremo tra un bel po', perché comunque se faccio solo un episodio a settimana di Assassin's Creed, poi magari vedremo, potrei farne anche 2 a settimana, no? Sarebbe troppo una forzatura, preferisco tenere la cadenza settimanale, però magari per lo speciale di qualche video potrei farne uno più lungo o uno più. Ok, mi si è sbloccato qualcosa, qua c'è? Prima di andare a fare quello, direi di fare tutti i punti panoramici prima di andare a fare spionaggio. Non so se siete d'accordo, ma la ritengo una cosa essenziale. Facciamo i punti panoramici per primo, così mi si sblocca tutta la città, tutto questo quartiere, perché poi la città è grossa. Ci fate caso, cioè, tutto oscurato dall'altra parte, perché tutta la città è più grossa. Però almeno questo quartiere me lo sblocco. Bellissimi i mercanti che si vantano delle loro merci. I commenti dei tipi che non si fanno i cavoli loro. Cosa fa quel pazzo? Vabbè, fa niente. Comunque saliamo qua sopra e sincronizziamo. Ce n'è una giù qua che è in soccorso. Devo soccorrere perché ho appena sentito che il tipo si lamentava dicendo che lei non poteva rubare in sua presenza. Quindi bisogna aiutare una cittadina. Però non è illuminata dall'icona perché ancora forse non l'abbiamo scoperta con il punto di sincronizzazione. Se sali però, ecco. Sali. Va bene, il nostro buon
Altair, Himna, Alahad, non mi ricordo come si chiama. Comunque, come dicevo, il mio preferito è il 2, ma a mio dire, tutti i titoli hanno la loro peculiarità, una loro particolarità, anche se molti definiscono magari un titolo brutto, l'altro anche. Io mi sono sempre trovato bene con tutti gli Assassin's Creed, anche se alcuni mi hanno deluso, tipo il 3. Assassin's Creed 3 mi ha deluso in alcune cose che poi spiegherò a tempo debito perché non voglio spoilerare niente. Magari anche solo una piccola parola potrebbe spoilerare in alcuni di voi qualcosa che non ha visto. Oh, bellissima quella. Quella è la chiesetta. Questa è la più bella di punto di. No, non ci sono saliti, infatti sono caduto come un pollo. Perché sono cavoli miei, bella. Si farà male, adesso dire. Devo trovare il modo più sicuro per raggiungerlo. Vediamo se da qua ci. Sì, qua ce la fa. Ok. Saliamo. Devo trovare adesso come salire. Ah, ecco di qua, c'è il nostro specie di sporgenze. Ok, e le finestre. Bene, saliamo, sincronizziamo e poi facciamo tutte quelle piccole missioncine che ci sono qua sotto, tra cui la più importante è quella di ascoltare. Ah, non sapevo che ci fosse una cosa qua sopra. Mi dispiace per te, bella. Stai qua da solo, tutto il giorno. Magari ti danno pure pochi soldi allora. Vabbè. Ok, questo è l'ultimo punto. Guardate che bella la città, cavolo, dall'alto, è una roba fantastica. È una roba fantastica. Immaginatevi a vivere in quel periodo. Cioè, io mi sto immaginando vivere in quel periodo, però non da persona di quel periodo, ma da persona che viene da fuori tipo noi, in un possibile viaggio nel tempo che ci godiamo al massimo questa atmosfera, non da viverci, perché immagino che la povertà e quelle cose lì fossero state. Significassero molto nella vita delle persone, quindi non che adesso con il momento che abbiamo dell'Italia si è messi bene, però vabbè. Ok, salviamo questa cittadina. Che poi ho notato adesso, facendole queste cose, ho notato che sono sempre le donne accusate di furto e che devo salvare in queste missioni, a meno che non abbiate visto anche voi diverso, ma io ho visto sempre solo donne. Di niente, bella. Ok, un altro punto fatto, un altro soccorso. Ora facciamo questo, poi andiamo a spionaggiare. Non mi voglio sedere, cavolo. Ma a parte che nessuno mi dice che non ho motivo. Fatti i cavoli tuoi, principalmente. Indebolisco un po' tutti con le spade perché così poi con un colpo li affondo. Ok, se ne è aggiunta un'altra, ma mi dispiace per te. Ah, il destino segnato. Dio sia lodato, mi avete salvata. Di niente, bella. Tutta la città saprà del vostro sacrificio. Guardate di come si dimenano per terra. Facciamo prima questo soccorso e poi andiamo a fare spionaggio. Perché soccorso è vicino, facciamo. Andiamo via perché c'è la guardia. Sì, ma se vi levate dai co. Dai coop. Bellissime anche queste cose di mercato. Riguarda impassibili anche se faccio cadere le donne con i vasi. Gliene frega proprio un cazzo. Andiamo di qua.
Queste bancarelle pittoresche sono una roba fantastica, nel senso che perché sono tanto caratteristiche, cioè sono veramente belle. Qua c'è da spinaggiare, ma io prima voglio fare. No, forse meglio fare spinaggio prima perché sennò poi magari scappano per la paura. Devo sedere su una panca e agganciare. Allora facciamo prima spinaggio e poi faccio aiuto a quello. Ascoltiamo. Detto un'altra assemblea. Che c'è stavolta? Un'altra ramanzina? Un'altra esecuzione? No, ha del lavoro per noi. Il che significa che non verremo pagati. Ha abbandonato gli usi della gilda dei mercanti. Adesso fa il comodo suo. Ci tratta come se fossimo i suoi servi. E La guardia non fa nulla per fermarlo. basta, dobbiamo andare. Se arriviamo tardi si arrabbierà e saremo noi a soffrire. Forse un giorno qualcuno avrà il coraggio di confrontarsi con lui. Io. Forse. Ma finché quel giorno non arriva, facciamo come dice. Oh, spinaggiata. Tamir e nel suk. Sembra uno scioglilingua. Oh. Direi di fare una cosa. Prima o poi. Uccidere questa qua. E poi sfogarmi contro questa. Appena avrò un po' di soldi, voglio comprarmi qualche armamento. Cioè, arma migliore. I pugnali soprattutto. Poi qualche arma migliore, ma soprattutto le armature, perché sono bravo a resistere, ma non per sempre. Altre due. Un'altra, incredibile. Il festival delle guardie. Lasciatemi in pace, voglio uccidervi voi, parlare con questa e chiudere l'episodio. Ah. 11-12 soccorsi nel distretto povero di Damasco. Allora dov'è? Ah, l'altro è là in fondo, beh. Facciamo una cosa. Arriviamo fin là, dai, perché ormai visto che siamo in ballo, ballino. Intanto che ci siamo, ci facciamo una bella scampagnata, una corsa. Perché, cioè ragazzi, non voglio lasciare in sospeso, cioè, così mi tolgo dalle responsabilità, mi tolgo nel senso non responsabilità, però mi tolgo dal davanti queste missioncine, missioncine piccoline, che sono quelle che più che altro nel soccorso sono cavolate, almeno secondo me. Ok, 214. Intanto comincio a dire che mi pare di aver risolto un po'. Vi ricordate che nel scorso episodio di scorso, sì, episodio di Assassin's Creed vi avevo parlato di un problema con Banjo-Kazooie riguardo il copyright dietro il secondo episodio. Adesso pare che ho risolto. Quindi le canzoncine ci dovrebbero essere. Non mi dà copyright, quindi spero che si possa trovare un accordo, cioè diciamo non un accordo, si possa trovare un compromesso. Non devo andare nell'acqua perché Altair nel primo gioco non sa nuotare. Dopo dal 2 in poi cominciano a nuotare. Allora, quindi, pare che ho trovato un compromesso. Non mi danno le note sul copyright, ho rimesso il video e metterò il secondo e il terzo così magari se riesco a non farmi dare il copyright. E poi dal quarto in poi se continuo la serie ovviamente, perché poi adesso con questa mazzata mi hanno un po' demoralizzato. Se continuo la serie, il terzo e il quarto. Dal quarto in poi lo farò senza canzoncini, ma solo con i suoni delle macchine, delle cose lì, capito? Ok, poi ditemi se vi va bene, perché sennò potrei anche rinunciare e iniziare una terza serie. Ok, sì, vabbè, inutile che vi aggiungete, guardie del cavolo. Anche le persone che correvano a casa e poi si allarmavano. Ok, ucciso, parliamo e poi chiudiamo l'episodio. Mi avete salvata. Tutta la città saprà del vostro sacrificio. Grazie. Abbiamo compiuto. Ciao, guardi lì. Andiamo via perché non voglio creare problemi. No, il templare. Non volevo.
Ah, io non volevo morire, però. Questo era un fail non programmato, ragazzi. Non è colpa mia. Io non volevo sfidare il Templare, ma il Templare ha incrociato il mio sguardo e ha cominciato a rompermi i coglioni. Quindi, guardiamo la mappa. Come potete vedere, è libera. Ho fatto tutto. Quindi direi che la prossima cosa che devo fare è tornare alla dimora dell'assassino per il resoconto. Però, da di correre 25 per questo quinto episodio di Assassin's Creed. Ormai siamo arrivati al quinto, di Assassin's Creed il primo. È tutto. Lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al canale, qualora ancora non lo fosse, come dico sempre. Da di correre 25 è tutto. Good luck ragazzi. Ciao ciao.